Così. Mi sentite? Buonasera! Così! Così! Che bip? Cos'era? Il condizion outdoors? No, no, dove? È la luce. Buonasera! Com'è? A posto. Siete caldi? Siete pronti? Stasera acchiappiamo i fantasmi. Panabano. Tra l'altro, ricordami questa cosa che te volevo chiedere prima, mi è venuto in mente adesso. Fasmofobia. Sì. Aveva il riconoscimento vocale? Allora, in teoria sì, perché ti faceva calibrare la voce all'inizio. Ti faceva calibrare la voce, perché non so se tu hai già avviato questo. No. Ti fa dire una frase. Anche Fasmofobia, se non ma mi ricordo proprio male. È quello che non ricordavo, è uguale allora. Però era fasullo, poi si scopriva, che bastava parlare, cioè non serviva una voce specifica in Fasmofobia. Effettivamente non ho provato a dire ba. Prova a vedere, avvialo intanto che così cosa fai la configurazione. Perché ti dice, voglio. C'è qualcuno, ti chiede di dire una roba del genere, tu digli cazzi. Vedi, ok, lo provo a far però, partire. Però aspetta, c'era anche l'opzione. Un secondo. Vai. Buonasera! In teoria sì, ma non funzionava bene. Ok. Giusto la sera in cui sono a casa sola, fa molto piacere. Com'è? E, tra l'altro c'era anche nelle impostazioni il text-to-speech, che però non ha funzionato da me, di Windows, che è la stessa cosa che mi chiedeva di abilitare Flight Simulator per la voce. Quindi, boh, non lo so. Magari funziona per davvero qua. Uai, Spirito, dacci un segno! Ha preso? Spirito, dacci un segno. Sta bene. Sì, l'ha preso. Buongiorno. Prova a dire cazzate, allora. Cazzate di merda. Non ne vedi, non si illumina. Ah, quindi l'ha fatto. Quindi capisce. Sì. Irta, buonasera Gattone, mi sono appena ricordato di lei, ho fatto la sub. Ah, grazie. Ah, perché lui attiva il Windows 10 Vocal Dictation. Che è una funzione che paura. È una funzione di Windows per dettare le frasi. Esatto, quello che Flight Simulator, anche quello dovrebbe utilizzare. Però non lo so. Buonasera! Sistemati la sensibilità anche. Allora, ho un problema con il test del suono. Non senti a destra o a sinistra? No, lo sento a destra e poi il sinistra lo sento al centro. Ah, io non so come risolvere. Lo sento al centro, non è a sinistra. Quindi io sentito entrambe le orecchie. Anche io non lo sentivo perfetto uno dei due, però era a sinistra. Forse era sempre il sinistro che non era perfettamente centrale. Guarda, lo avvio. Credo che così sia proprio un problema del... Perché poi il destra è super a destra. Cioè sì, proprio... sì. Anch'io avevo questa cosa qua. Ok, quindi il gioco. Perfetto, sarà bellissimo allora. Minchia. Vabbè. Dottor Lex dice, salve a lei, signor Karim Buona. Non so perché. E buona paura a tutti, altrettanto. Grazie anche a Galaxy per i 2 mesi. Ah, a me. Ma scusami, ma devo rimettere tutte le impostazioni come prima? Faccio vedere. Lo acchiappa? La mouse. Sensibilità mouse 300, mi dice, ma perché? Sì, io l'ho messo a 100 e qualcosa. 150. Non me lo acchiappa. È molto carina questa cosa del... Okay, della base, sai? Che si parte dalla base. Sì, ma è una merda la base. No, la base è carina perché c'ha le cose come The Conjuring. Sì, appunto, è una merda per quello. Come? Spirito, dacci un segno. Non va. Oh. Spirito, dacci... Ah, perché Virtual Desktop Audio, tua sorella. Dov'è? Roadcaster, eccolo qua. Spirito, dacci un segno. Oddio, non funziona, Karim, è finita. No, gatto. Ma funzionava prima. Spirito, dacci un segno. Forse perché stai streamando e quindi usa il microfono per altro. Ma è strano, non dovrebbe. Spirito, dacci un segno. Non va. Ma andava, io, ve lo giuro, andava. Spirito, dacci un segno. Spirito? Spirito, dacci un segno. Spirito? È finita? Sì, mi ricordo. Privacy.
Error, dictation support not enabled in this device. Devi attivare su Windows il... A me era default ed era attivo. Dov'è? In settings? Ma prima funzionava comunque. Settings, privacy. E dove cazzo è privacy? Privacy, speech, comandi vocali, eccolo qua. Riconoscimento vocale online. Ah, è disattivato effettivamente. Ma prima, te lo giuro, l'ho fatto. Speech syncing e typing. No, aspetta. Allora, non è comandi vocali quello. Quello che sto provando io è tutto fighissimo comunque. Sì, era figo, l'ho provato prima, ma adesso non funziona più. Settings, impostazioni, poi privacy, sì. Speech, inking, ma io non ce l'ho quella cosa lì. È personalizzazione, cioè input penna? Ah, aspetta, no? Ma tu l'hai viste le frasi che puoi dire, gatto? In che senso? Puoi scrivere un libro? Eh? Sì, ci sono, ti dice lo spirit box, che sarebbe poi la radiolina come in Phasmophobia. Vengo spirito, dacci un segno. Vengo in pace, ciao, sono un amico. Ma non va, non è possibile. Grazie a Jaspover e a Muffnik e Galaxy. Spirito, dacci un segno. Puoi sentirmi? Porca puttana. Puoi parlare con noi? Puoi venire qui? Perché devo cliccare qua? Vengo a esorcizzarti. Così? Però non è vero niente. Spirito, dacci un segno. Ma andava prima! Ma adesso prova, anche prova. Mi incazzo, Spirito, dacci un segno. Prova. Ah no, funziona. Funzionava. Sì, confermo, il suono di sinistra è al centro. È vero? Sì. Spirito, dacci un segno. Allora, alcune frasi le prende subito, però... altre no. Però dobbiamo parlarci in game. Aspetta, ti invito. Coop, Steam, creo la lobby. Spirito, accendi la luce. Ah, questa la prende. Alcune le prende subito. Wow. Ricordiamoci... Ti devo invitare da Steam, aspetta. Meglio ancora. Invita, guarda, invita a giocare. Ti ho invitato? Sì, arrivo. Credo. Speriamo. Scusate, è un inizio un po' così, ma stiamo cercando di capire se lo spirito ci dà un segno. Test il microfono. Puoi aprire una porta? Puoi aprire una porta? L'accensione e la compressione del tuo microfono. Se non viene visualizzato nulla, reset. Cazzi. No, non va proprio. Però non sta entrando nella partita, Gat. Hai accettato l'invito? Sì, mi sono unito anche col tasto destro e non arriva. Nessun contratto selezionato. Ti vedo comunque in game, Sì? Cioè, ma vedo... non so. Gatto, sono entrato senza caricamento. Ah, perché ognuno sta a casa sua. Eccoti. No, sì, sono entrato senza caricamento. Sono stanchissimo. Come si parla in game? È perché dovremmo parlare in game dopo. Non c'è un tasto, niente. Ricarica equipaggio su, giù, sinistra, destra. No. No, si pronuncia. Non c'è. Profilo. Ah. Prova gatto. Tutorial. Non ti sento. No, era per il test. Tra l'altro, se tu a te funziona il test? Yes, mi mette le scritte sotto. Ma porca troia. Aspetta un attimo, provo ad uscire a sto punto. Provo a riavviare il gioco. Ma perché? Ma dici veramente perché sono in live? No, non vorrei che facesse qualcosa avendo OBS, sai. Magari alcune cose te le fa uno. Ma mi sembra ci ha giocato Lino, voglio dire. Non ho idea. Ti fidi di Lino? Funzionava il suo microfono? Sì, beh, cazzo. Allora, funziona... Non è che ha parlato tutto il tempo e non era vero. Mi sentono su OBS, mi senti tu? Non vedo perché non mi debba beccare il problema è che non ti attiva... No, è che non ti attiva il text to speech di Windows 10. No, non va proprio l'audio. Buongiorno. Prima funzionava, sono sicuro. L'ho fatto la prova e infatti per quello che ti ho chiesto. È virtual desktop audio? No, non voglio virtual desktop audio. Non me lo accetta proprio come microfono principale. È strano. Spirito, dacci un segno. Spirito, dacci un segno. Dacci tuo spirito. Spirito! Aspetta, non è che magari me l'ha tolto come impostazione Windows di merda? Registrazione. Stai a vedere che forse ho trovato il problema. Guarda.
mi sposto un po', ok, ok. Spirito, dacci un segno. Eh no. Non me l'ha tolto come principale. Spirito, dacci un segno. Ma porca troia. Aspetta, eh. Sarà una serata importante questa. Oggi sì. Spirito, dacci un segno. Oh, là. Presa? Adesso funziona. Dai. E ci voleva tanto. Sai perché? Perché per qualche motivo Windows mi ha tolto come microfono principale il mio e mi ha messo... Come sempre, esatto. È lo stesso problema che Dynasty of Thieves. Allora, ricreo la lobby e unisciti. Accetto, ma cosa sei? Pazza? No, si fa? 10 sub così mentre uno è distratto? Ringraziatela a tutti e grazie anche a Gabberina per i 14 mesi. E tanti auguri per trovare la persona giusta. È pazza quella lì. Sei entrato? Non mi è arrivato un invito. Non ti ho invitato. Arrangiati adesso. Mi sono unito. Vuoi. Aspetta, testo il microfono. Parlo. Ah, cazzi nel culo di Gabriel. Cremusa puzza. Quasi. Gatto dai, merda. Quasi. L'ha preso. Riccardo, dai una com'è? Eh sì. Perché ma perché gatto merda di, è di Karim? Si chiama non l'hai preso! Ha preso Karim! No! Karim, sei uno stronzo! Riccardo, no, carino. Karim, sei uno stronzo. No, carino, Karim. Vabbè, uguale. Cioè, in mezzo alla frase c'è... Ma è bellissima questa cosa. Potremmo fare la serata Riccardo, su questo. A posto. Allora, l'audio però è decisamente basso. Non so se anche a te. No, no, ma è altissimo. Sì, Riccardo, il problema è che io volevo parlare in game, ma mi sa che non si può parlare in game. Mi sa anche a me. Semplicemente. O meglio, non ci sono i tastiere mouse, vediamo. Riccardo, non c'è la radio. Accovacciati, oggetto precedente, ricarica. No, effettivamente non c'è. Vai avanti, azione strumento. Riccardo, dai una cospicua. No. Vieni ma qui, gatto, vediamo se il tuo text to speech funziona per bene. Dove sei? Nel corridoio. Ma sono lentissimo e stanco. Riccardo, ci sono delle frasi laggiù, vedi? Rosse. Guarda le frasi laggiù. Scusa, sì. Leggi test audio se... red button. Work solo only. Sì, mi ricordo. Vengo in pace. No, come work solo only? Quindi nel senso che ognuno vede le sue, forse. Ciao, sono un amico. Sì, a me è funzionato, è diventata verde la tua. Spirito, accendi la luce. Ah, sì, è diventata verde, allora non lo vedi tu solo, ok. Puoi sentirmi? Puoi sentirmi? Ah, no, sì, devo dire entrambe. Ricordo. Vuoi parlare con noi? Puoi sentirmi? Puoi scrivere sul libro? No, vanno ogni tanto. Anche a me. Puoi scrivere sul libro? Puoi scrivere sul libro? Niente, quella lì non la prende. Però se metti spirito, accendi la luce, la prende al volo. Dov'è? Puoi venire qui? Ah, no, spirito, accendi la luce. Vedi come si accende? Spirito, accendi la luce. È vero? Quella lì subito la prende. Subito, dacci un segno, funziona. È Siri. Sì, veramente. Spirito, mostrati. Anche spirito, mostrati. Spirito, mostrati. Ah, è vero. Ma mi ha messo poi venire qui, io non l'ho detto, ma va bene. A me ogni tanto vengo a esorcizzarti, si illumina. Io non vorrei dirlo per sbaglio, capito? Se ci attacca. Mentre parliamo per i fatti nostri. Esatto. Scusami. Allora, questa è casa tua, questa è la tua camera. Prego. Sì, no. Ma andiamo, scegliamo una missione, se no siamo 4 ore. Non guardiamo le cose. Ho guardato funzionano. Tutto io. Io no. Come funziona questo ragazzi? No, ma questa qui è la bambola, quella maledetta di... Quella era il film. Di The Conjuring 2. Bravo. Sì, sì. Ma esiste per davvero, no? Quella bambola là. Annabelle, sì, sì. E sì, questo non è un teschio non è questa. Di uno col testone. Cioè, uno dei teschio dei giganti delle puntate di Mistero, palese. Scusami. E un'altra di bambola ancora più brutta, probabilmente. È una bambola pirata, questa. Giapponese. Posso premere? Ma perché sono dentro delle teche ospedaliere? E sono quelle che abbiamo esorcizzato. E questa è la risposta. Sono delle incubatrici per neonati. Cioè, tu li vedi? Vedo nessun contratto selezionato. Ah, io ho cliccato e poi... USA, casa abbandonata. Belgio, Francia. Cosa vuoi? Francia. Vuoi andare così? Il maniero del pianista, mi piace. Indagine semplice, direi di sì. Compra. Come compra? C'hai spicci? Non ho niente. 30. 30 cosa?
Non lo so. Eccolo 30. Qua, una singola entità da esorcizzare con due o tre indizi al massimo. Microphone un antico e strano palazzo costruito nel 1860 appunto, si dice che una ricca ereditiera desse lezioni di pianoforte agli studenti, activated. Finché un giorno si verificò un incidente. Quasi nulla si sa del dramma che si è svolto in questa magione, forse un corso che sarebbe andato storto di pianoforte. Corso? Di pianoforte, tra l'altro. Cos'è andato storto? Esploso tutto. Tutto ciò che resta è un'entità che da allora ha perseguitato questo posto. La tua missione è localizzare l'entità, determinarne la natura e aiutarla a tornare alla polvere, mica. E come si playa? Non hai visto la porta? No. Non la vedi ballare? È aperta ballare? La porta? Sì, ma è aperta a metà e balla. No, io non la vedo. Ah, questa dici? No, io ho a posto per me. Ah, vabbè. Hai visto? Qua c'è scritto tutorial però, non lo facciamo? No, questo è tutto il tutorial, cioè tutte funzioni base. Tipo qui ti insegna a chiudere bene la porta. Tu come devi... chiudere bene? Sì, come... A parte che si gioca come Amnesia, quindi già quello. Già... Ma anche l'altro, no? Tu chiudi bene e si illumina di verde, vedi? Ma che cazzo vuol dire chiudi bene? Cioè... Quando senti la serratura? Sì, sì, la sento. Ma io sento veramente l'audio basso. Io . Ce l'ho abbastanza alto. Io sento anche il neon che fa. Io sento solo quello, ma è bassissimo. Cioè, la porta è come se fossi in un'altra stanza. Rispetto a quello. Ma tu senti... Cioè, la porta sentivi forte? No, sento normale. Non è basso, però. È normale. Ci sta alla grande. Non si può più aumentare il volume. Perché la barra del volume non si può aumentare. Sono infastidito tantissimo. Dov'è il volume? Il volume è in opzioni. Cioè, ESC, opzioni. Però adesso non lo posso più mettere al massimo. Io non ce l'ho neanche... Ah, è lì, ecco qua. Ok. Grazie Nines per la sub. E Baonemesis per 53 mesi. Buona fortuna, addirittura. Vieni, ti faccio vedere una cosa interessante, come funzionano le telecamere a infrarossi. Sì, aspetta che corro lento, lento. Qui, tu metti la telecamera, poi sì. Con i quattro tasti la muovi. Ok. Vedi? Così. Cos'è quella cosa lì che vola? Credo siano orbs. Ah, quindi abbiamo gli spiriti in casa, abbiamo. Gli spiriti è un manichino invisibile. Ah, aspetta, mi vedi? Mi vedi? Sì, ti vedo, ti vedo. No, io non mi vedo da solo. Cosa vuol dire? Che io sto vedendo il monitor. No, non ci credo, non ti puoi vedere da solo. No, vai a vedere. Oh no, cazzo, è vero. E io ti vedo, vedi. Ma che adesso ti vedo? Io ti vedo bloccato lì. Come? Oh no, che fantasmia. Io ti, ti vedo bloccato. Sei sparito, niente, volevo farti una foto. È andato via, vabbè. Vai. È praticamente vinta. Aspetta che voglio provare. Ma giusto a disegnare. Come corro? Come corro? Non credo che tu possa disegnare, credo come no? Sia dello spirito. Scrittura e disegno sul muro? Allo spirito disegna sul muro? È lo spirito che scrive o disegna. Tieni, ti ho fatto un regalo di compleanno in anticipo. Grazie mille, lascialo. No. Lascialo, te l'ho dato. E prova a prenderlo al volo, vedi se riesci. L'ho preso. Molla. Non è vero, vedi? Ma dai, ma c'ho il pugnetto, c'ho... No, invece sì. Aspetta, riprova, tieni premuto perché vai. Casca. Alza la mano senza... no, sto alzando. Ah. L'ho preso? No. No. Madonna. Non ha fisica né rumore, niente. Vabbè. Voi sentite tutto a posto l'audio? Come si parte? Ah, si parte col camper? Immagino di sì, non lo so. Quanta attrezzatura sopra il camper? Ma questo qui è per fare i buchi? Scusa, è non è la... Che fai? Però è fasullo. No! Perché? Ma dai, allora, ma sei stronzo, ma scusami! Non ho fatto nulla! E volevo fare un buco! Con quel che costano ste cose! Ti prendi la GoPro! No, vado... Ma non credo si prenda... È una Hero 3, tra l'altro! Hai comprato dell'attrezzatura? Ma che si fa? Non lo so, è la prima volta, è attrezzatura. Ma secondo te la dobbiamo portare così, tipo fisicamente, l'attrezzatura? Allora, qua ci sono delle scatole. Quindi veramente bisogna mettere l'attrezzatura? Scegli l'equipaggiamento. Ah, ecco qua, ecco qua. Aspetta, richiamo la torcia. Ok. Ah, ecco qui, ecco qui. Due torce. L'hai fatto anche tu? No. Prendi le due, abbiamo... uno di quattro. No, uno non di posso. Sei. No, uno di sei la pagina, vedi, illuminazione, torcia potente... Forse vanno acquistate. Ah, ne ho presa io, l'ho presa. Ognuno io. Prende il suo. Ok. Sì, un po' come in Fasmofobia, però... Boh, sono cazzi. Però scomodo. Sì. E beh, torce e poi cosa prendiamo? E non si può prendere altro. Però ho trovato questa GoPro, dice che possiamo citare. La metto qui. Prova a metterla dentro. Non no, la una metto. Delle scatole. No. Aspetta. Ecco che ho fatto. Dai, facciamo finta. Proviamo facciamo a vedere. Vai, partiamo. Parto? Vai, vai. Ah, così? Che paura tremenda e non apri il garage? Chiudi la porta. Chi guida? Grazie Scodella e grazie anche a GameStales. Oddio. Lo senti? Sì, stanno urlando. Antonello Golfini e Gianni Fantoni in...
il pianista. Ahia, ha scattato. Hai confidato tantissimo. Ah, però vedi, ce l'abbiamo l'attrezzatura. Ma guarda che questo qui, io so come si... Ah, con lei si raccoglie. Ah, ma c'è proprio... Vedi che c'è proprio il coso che fa i buchi? Scusami. Sei scemo? Ma te sei uno stronzo, ma che cazzo era? Lo butto, lo butto. Sei secondi sono passati. Non ho più un cuore. Io pensavo fosse un trapano, invece ha sparato un laser, guarda. Cos'è? Non vedo il laser. No, neanche io. Non... Adesso sì. Ma aspetta, ma il coso dei Ghostbusters è... Guarda. Piripiri, piripiri. No, ma bellissimo. Allora. Cos'è? Grazie, cosa Thermos, per il ride. Cosa porto? La Bibbia, cosa porto? Com'è che si chiamava? Il fucile sonico? Non mi viene... Ma perché, c'è una Maria? Madonnina. ma non so cosa portare, cosa mi porto? Il raggio protonico, ecco, non mi viene... Cos'è sto beep? Sei tu? No, è questo. Hai acceso, acceso sta roba? Sì, sì, spegni, sbagliato. Che ecco, cos'è? Qua. Spento, spento. Allora, io prenderei il libro, quello, che è una cosa più banale. Io prendo poi questo. Poi prendo la torcia. Prendi questo. È il sale, cos'è? È il sale? Credo sia sale, ma sembra... Io ho preso la fotocamera, questo, okay, per vedere il beep. Vuoi prendere la GoPro? Cos'è questo? La radio? Prendo la GoPro. Si può prendere altro, secondo te? No, io no, abbiamo solo tre oggetti. Solo tre, sì. Ma proprio come Phasmophobia non ci provano neanche a fare qualcosa però, di diverso. A me sembra già infinitamente migliore. Anche secondo me. Graficamente no, però. Ma scusa, questa è una Polaroid? Aspetta, no. Come si dropperà la roba? Con la F. Con la F, grazie. Non è una Polaroid questa? Silicone. Eh sì che è una Polaroid. Però non è uscito, è uscito niente. Ah. Forse la devi mettere da qualche parte. È una Polaroid per fantasmi. No, non mettere da qualche parte la Polaroid. Eh no, sì, però è un po' la foto dici. No, sì. Ah no, forse ce l'abbiamo da qualche parte, magari. Ah, aspetta. Fotografie. Guarda. Allora, un antico strano palazzo costruito è quello che hai letto tu. Sì. Dobbiamo esorcizzare l'entità e fin qui credo che fossimo già d'accordo, no? Poi rilevare una temperatura superiore a 10 a 10 gradi, quindi serve il termometro. Ti sei rotto il polso, tutto bene? Cosa ho fatto? Non ho fatto niente. È gravissimo, io te lo posso assicurare. Aspetta, okay, aspetta un attimo, dov'è che hai preso la torcia? Che ti faccio vedere quanto sei messo male. Ma esorcizzare la creatura è con il raggio fotonico, secondo te? Io me lo porto via per sicurezza. Sì, conviene. Allora, prendiamo il termometro. Scusami, ma hai preso due torce? Dov'è la mia torcia? La tua non è, era... Dove l'hai presa la tua? Qua sopra. Pensavo che la tua l'avessi già presa. No. E quindi? Oh no. E quindi mi fai andare in giro con... Ma guarda che sei proprio un maleducato. Non lo so. Scusa. Vabbè, faccio le foto con la Polaroid. Vado così. Poi qua nella scatola non è apparso niente. Ho finito le Polaroid, Karim. Perfetto. Posa tutto. Prendi il termometro. Ce l'hai il termometro? L'hai preso? Quanta merda stai lasciando per te? Uno. La Polaroid. Rileva una temperatura error. Error, non lo so. E questo qua è il termometro? E questo qua? Segnale ricerca, no. Ah, eccolo qua, temperatura UCC. Questo ce l'avevi tu in tasca? No, 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 era lì per terra. No. L'ho raccolto io. Ah, io prendo la Bibbia. Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore! Io ti comando di tornare da dove... È scritto, imbecille? Sì. È scritto? Lo devi... Madonna, come lo stai tenendo questo libro, gatto? Ha parlato quello con la torcia col braccio rotto, no? Allora. Sì. C'è scritto, filma un fantasma con una videocamera, sì, e rileva un fantasma con l'MFK2. Ce l'hai l'MFK2? Eccolo qua. Perfetto. E prendi una fotocamera... Ah no, aspetta, poso il libro, che tanto non serve. Ma io la Bibbia me la vorrei portare via. Ho la radio, dai, prendi la fotocamera. Beh, ha detto di esorcizzarlo, quindi mi sa che il libro serve. Mi porto via la Bibbia, non si sa mai. Poi la radio, FM. No, la radio non serve? Sei sicuro? Ma al 100%? Rilevo la temperatura R. R. Ma magari è un consiglio. Vabbè, lascio giù la radio allora. La tanto Bibbia ce l'abbiamo qua, ricordiamoci. Poi prendo questo che non si sa mai. Va benissimo, tu fai no, ah, vedi, non posso cambiare arma. Ah, lo puoi prendere e basta. Vabbè, okay, vai. Apri la porta. Che paura, madonna. Anche perché è l'unico modo per me per avere una torcia, visto che non ce l'ho. Secondo te siamo stati noi a fare questo col camper? Ah, è molto possibile. Certo che c'è un pavimento molto disestato. Sì, parecchio. Ma le entità che ne sappiamo noi come funzionano. Buongiorno. Permesso. Quali erano le frasi? Vamo.
Karim bussano di qua. No, sono io a far cosa? Sono appena entrato, mi metto con a passi, ticchettare. Senti che sono i passi miei. Che forte il suono, era fortissimo. Che cazzo di passi fai tu, scusami? Era fortissimo il suono, puttana. Allora, io sento un ticchettio e si è rotto un bicchiere. No, ma servizio buono. Si è rotto in casa mia, si è rotto, non era qui. Io fortunatamente non lo sento così forte. 15 le FOV, sì. Cosa vedo? Come un topo sto guardando. Ma a me tira degli scattoni ogni tanto. Sì, anche a me. Ah, ok. No, è stato forte. Ma tu l'hai sentito come l'ho sentito io, il bicchiere? Allora, l'ho sentito forte, ma io ho tutto l'audio, fortunatamente, credo, abbastanza... Cioè, più basso del tuo, chiaramente. Le frasi quali erano? Si è accesa la luce! Dove? Qua. Si è accesa la luce. C'è la porta aperta, vai! No, hai l'arma? Ma non è aperta la porta, è chiusa. Cazzo dici, è aperta? No, da me è chiusa. Questa porta qua? No, è chiusa. Ma io la vedo aperta. Guarda che la devo aprire, vedi? L'hai aperta di più. No, da me era aperta. Si è spento tutto. Sono stato io, scusa. Ma te sì. Ho toccato questo capezzolo, scusami. Le frasi qual era? Spirito, dacci un segno. Ma dai, ma vaffanculo. Perché all'inizio sembra un T-Rex, sembra, poi... Porca miseria! Allora, quali erano le frasi? Qualcuno in chat se le ricorda? Spirito... Dacci un segno. Spirito, dacci un segno. Spirito, dacci un segno. Ma cos'è sto suono? È il dondolo, il pendolo. No, tu lo senti così? A me sarà l'aspirazione. Ma tutto il tempo, sembra un rumba. Ho capito, si sarà fatto mettere un'aspirazione, non so, un ventilatore. Un'aspirazione, qualcosa. Cos'è un'aspirazione? Ma come si apre questo? È un'aspirazione, quello della cucina, no? La K? Ho sbagliato? Sì. Ho girato... Hai visto com'è magica questa porta? Io ti vedo le braccia rotte, in realtà, però... Ma non vedi la porta? No, da me è ferma. Quanto sia... Vabbè, ma è una merda, scusa. Prova ad aprirla. Ah, sì, si apre... Entrare. Diventa la parete dell'armadio. Ma puoi fare proprio il giro, puoi fare. Sì, ormai è diventata la parete dell'armadio. Sì, se tiri ancora, passa. E no, non la posso più prendere adesso. Ho rotto tutto. Con quel polso. Prego. Spirito, dacci un... Che c'hai? Ma guarda che secondo me... Questo sono io che cammino. Io, allora... Chiedo la moviola in chat. Che è successo? Che hai visto? Non sono sicuro. Ah no, ecco, c'è un fantasma lì. Lo vedo. Ah, c'è un fantasma. Ah, ecco. Ok. Metto la telecamera. Aprire dietro di noi? Non lo so. Sparami! No, dove io? L'ho ucciso. È morto? Qui con la call. È no, morto. No, ci sta attaccando, gatto. Karim, ho finito i colpi. Li spaccato perché tutti prima. Mi ha preso, gatto, mi ha preso. Ma sei fuori, sì, sei? Sono diventato fantasma. Come sei diventato fantasma? Sì. Vabbè, questa non conta. Torniamo a casa, ciao. Come? Ma non ci penso proprio. E adesso? Prendi... E adesso? Ma l'audio mio è fortissimo. Ciao, Ma come? Non ci penso proprio ad andare dentro da solo. Tu sei scemo. Ma che pazzo. Ma il mio audio è veramente troppo forte. Abbassatelo, cioè. E l'ho abbassato comunque. Ma è troppo forte comunque. Abbassa dal mixer. Io però fortunatamente non lo sento. Però voi è bello così sentirlo alto? Forte. Vigliacco tantissimo. Ma io, allora, io lo sento abbastanza da cacarmi addosso. Quando c'è da cacarsi addosso. Ho messo la torcia. Grazie a Picardio, nel frattempo, per gli 8 mesi, a Max per i 17 e Ina per i 49. Il singhiozzo. Mamma mia. Oh, la mia. Sei proprio uno spauracchio per partire. Ci sei? Ah, sì, sei lì. Okay, rifacciamolo. Andiamo. No, aspetta. Ah, qua ci dà il coso. Esperienza zero. Vabbè. Provo a prendere un'altra torcia. Adesso sono due. E ritorniamo sempre lì? Sì. Il maniero del pianista. Che poi compra 30. Ma io i soldi dove ce li ho? C'è un tab, un i, non c'è niente. Sì, ma allora. E tu c'è non so quanto. Non so come lo senti. Dimmi. Ma lui quando si stanca fa i respiri. E poppa il microfono suo. No, io non ho l'audio così alto. Tantissimo. Ma infatti, io potessi lo alzerei un pelo. E io l'ho abbassato. L'ho abbassato a 2/3, ma comunque è troppo alto. Funziona bene questo gioco, devo dire.
È un gioco in stile fasmofobia. Sì, prende praticamente a piene mani da quello. Ricordatevi di rinnovare, rinnovare, rinnovare. Il ragionazzo non serve. No, è che Karim l'ha sprecato cazzeggiando. Non prima. È vero. Hai sparato 50 volte in tuo allora, dietro figlio. Io prendo munizioni. La Madonna. Dico, po- ma prendi il libro, che Madonna. Prendi il libro. Tutto il libro, dov'è? Prendo la torcia. Qua. Se ti sposti. Ma le torce no, però non le compra bene. Ce ne abbiamo comprate due, ma ce n'è comunque una sola. Ah, sì? Eh sì. Ma che cazzo? A meno che non sia da- nascosta da qualche parte, ma. Ah, aspetta. La posso richiamare da qua, ok. Si può richiamare da lì, perfetto. Ma che. Ce le spedisce Amazon. Boom, allora, sono io pronto. Io prendo quello. La GoPro, che ha detto che si può vedere con una Devoracell dentro. Che cosa è che fa? La Devoracell. Ah, la batteria. Sì, eh. Devocer. Che cazzo. Ma come la tieni? La tengo. Poi, come si tiene una madonnina la tengo? Come la tengo? Così, sì, con rispetto. Dita. No, gatto, aspetta. No, no, fermo. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Spostati che non riesco più a prenderlo! Spostati! Ok. Che tanto, guarda come tieni la torcia. No, no, aspetta. Il polso. Togli il polso e ti mando una foto. Ok, vieni più avanti. Girati a alla tua destra. Un pochino, perfetto. Mando una foto. Sì, tra l'altro ci sono delle bestie immonde fuori che urlano. Sì, sì, sì. Il fantasma è l'ultimo dei problemi di questa zona. Tutto storto. Ma scusa. Perché mi sei guardato il polso tutto rotto? Fa un 360 incredibile. Oh mia bella madunina. Grazie a Parallelax per i 28 mesi. Come la paura in anticipo, ma che. Vai. Allora, ho aperto. Sì, la vignetta perché pesa 40 kg quella madonnina, eh. Sì, ma è che questa non è fatta di gesso come quelle che trovi, è fatta di marmo. Allora, se la spacchi ci sarà qualche bulbo di droga dentro. No, se la spacco in testa al fantasma. Madonna mia. Madonna. Perché c'hai? Allora, ma perché c'è? Anche la torcia, guarda il polso tutto la tiene dritta dritta, come una stecca da biliardo la stecca. Allora, occhio che sicuro rispacca il bicchiere, eh. Spirito, dacci un segno. Ma non chiedere. Ah! Pazzo, ma che cazzo di segno ci ha dato? Sto pezzo di merda bastardo. Così impari, ma stai zitto la prossima volta, stronzo. Ma che cazzo chiedi? Sto tornando a casa a Torino. Ma c'era bisogno, non potevi chiedere, non so, offrirmi uno spritz? Proprio un segno gli dovevi chiedere. Nonna mia. C'è paura. L'hai sentito? No. Ho sentito tipo, non so, spegnersi qualcosa. Io ho toccato i libri, si sarà incazzato per quello. Sei tu? Sì, si è accesa la luce. Sì, ma lascia la. Ma è, cazzo, questa è accesa, madonna. Ma hai finito di cagare roba? Hai perso la torcia. È aperta qua. Ma dove? Porca miseria, ma perché sbaglio tasto? Ma perché hai una ginocchiera tu? Ginocchiera? Anche tu? Oddio, hai una ginocchiera anche tu, sì. Perché solo a sinistra? Non lo so. Non lo so, ti giuro. Forse per fare il nostro saluto segreto. Con la giro. Si è aperta la porta del bagno, quindi potrebbe essere qui, gatto. Spirito, sei in bagno? Non era una delle domande. Dacci un segno. Ma perché, gatto? Lo so, purtroppo il gameplay è questo. Allora, intanto io metto la telecamera. Non ha FOV e la torcia fa veramente. Sei tu che hai fatto una solo di bonghi. Sì. Ma hai finito di cagare robe! Come si accende secondo te? Ah, forse. Cos'è stato? No. Ho sentito una tromba. Ho sentito un jazzista che mi ha suonato vicino. Allora io vado a vedere le telecamere. Lui è pianista, no? Ma che vai a vedere la telecamera della GoPro? Non c'entra. Sì, lui è pianista, ma io ho sentito un trombone. Vabbè, c'erano gli amici dell'orchestra, no? Ma qual è l'orchestra? Quella dei pianista, non lo so. Vieni qui. Una di uno, accendo la luce. Ma hai messo la GoPro che punta al cielo. E infatti non si vede niente. La puoi aggiustare? No, così vieni la vedo qui. Da qua. No, fammi aggiustare. Fammela vedere. O vai in giro, così ti aiuto. Come la ruoto? Non si. Ti vedo. Ti vedo che stai cercando di posa un oggetto. Posa un oggetto. Ah! Che è successo? Allora, è stato un suono molto specifico. Hai presente quando scoppia una lampadina a bulbo? Sì, non quella, quello ecco quello. E io quello.
quello ho sentito prima, non era un bicchiere, era una lampadina. No, prima io ho sentito un bicchiere, adesso ho sentito una lampadina. Ma io da lontano, dal campo, ho sentito una cipollina esplodere. Era molto forte. Ma ce la fai a mettere a posto sta cazzo di telecamera? Ho capito, hai cagato tutta la tua roba per terra. Ma bastava terra, prenderla, guarda, bastava ma prenderla. Ma sì, ma non premi... posso. Ecco qui, fatto. Guarda, c'ho la Madonna, c'ho. Il libro. La Madonna. Tu che infesti questo luogo, nel nome del Signore! Nel nome del Signore, qui! È qui! È qui! Esercizio, è qui! Nel nome del Signore! Nel nome del Signore! Cazzo, cazzo, mi è scappata di mano la Madonna, hai visto? Ma ecco, vabbè. Adesso okay. Vai tu adesso. Adesso. Io dai, vado. Vai, vediamo. Ma io sento urlare fortissimo. Eh sì, sono le creature della foresta, normale. Allora, prendo il libro. Prendi il libro. Guarda ma che si incazza se lo legge. Ma non vedo niente, non vedo tasto niente. Destro. No, non vedo nulla, è buio. Beh, certo, devi andare alla luce. Se fosse facile esorcizzerebbero tutti. Sono qui con te, comunque. Ho la fisica e ti posso spingere. Ah, ma scusa, ma io posso... Ma vola un... L'hai preso tu? Sì. No, gatto, no, ti prego. Quindi adesso sono passato nell'altro team. Tu che infesti questo luogo nel nome del... Dai, gatto! Ok, vado in una scoperta, aspetta. Fammi fare l'esorcismo per bene. Ti sistemo le cose. Sono io. No, non sono io. Eccolo, tu che infesti questo luogo nel nome del Signore, io ti comando di tornare da dove sei venuto, che la tua anima nomina terra, che il tuo corpo torni alla depressione, che sia fatta che non si legge niente, non si legge nulla perché vibrava la... Ho inventato le ultime due frasi perché ha iniziato a vibrare. Tra l'altro il fantasma era trasparente, io li vedevo i bulbi degli occhi da dietro. Ha iniziato a vibrare la telecamera. Ha fatto scoppiare le luci. Non si leggeva più niente. Quindi ho inventato perché volevo finire. Quindi, dai, che è semplice. Il pianista. Che sei morto subito. Vabbè, ha parlato. Allora, adesso vado in giro full Madonna e vedi. Devo impararmi la memoria la Bibbia. Così almeno sì. Non perché se no è un casino. Parte, mettiti la torcia che non so se poi funziona. Va bene. Vai. Rinnovate. Però sai cosa è successo? È rimasto fermo davanti a me finché non stavo leggendo giusto. Sì, poi sì, ho sbagliato e mi hanno preso. Perché era curioso di vedere dove andavi a parare, no? Quindi io, che ne so, io tipo uso la Bibbia e tu gli spari con il raggio. Ma secondo me il raggio non ci è utile, sai? Ma possiamo perché, tirargli perché tutto. Perché si consuma. Tiragli tutto, che ne so io. Allora, cos'è che ci consigliava lì? L'ESPN, rilevatore di fantasma con l'MF. Ok, sì, che poi a che serve il rilevatore di fantasma? L'ho rilevato, cazzo, ma ucciso. No, ma credo sia a livello facile. Nei quelli più avanzati sarà difficilissimo. Io prendo la Bibbia e la telecamera non serve, prendo la fotocamera. Grazie Shorts per i 39 mesi e Shaska per i 17. Dicono che potete mettere la torcia. Come si fa? Infatti, allora aspetta, comandi. Mi è scappata dalle mani. Oggetto successivo, oggetto precedente, keep ad uno. Come tieni la mano? Aspetta, guarda. Ecco, con ruota. Guarda. Vedi? Cosa sto facendo? Ah, sì, assolutamente. Cosa sto facendo così? Stai facendo. Sono giocoliere? Guardalo. La 1, la 2, la 3. La 1, la 2, la 3. Io sono la Madonna. Però. Okay. Ok, andiamo. Allora, adesso siamo sicuri, abbiamo la Madonna. Inizio a leggere già adesso? Ah, subito così? No, aspetta, chiediamogli un segno prima. Ah, tra l'altro, tu con la Bibbia e io con la Madonnina siamo imbattibili. E poi magari non serve. Magari non è credente, ti immagini? Dice, no. No. Va bene, arrivederci, Spirito, dacci un segno. Ah! Oh, sì, ma aspetta un attimo che mi preparo, spirito. Non è che è così all'improvviso. Manco avevo finito la frase ancora. Ma scusa. Allora, illuminami la Bibbia che non leggo. Spirito, sei qui. Mamma mia. Sì, ma non faccio... No, ho detto spirito. Allora. Spirito, dacci un segno. Che poi ce ne sta dando tanti. Perché gli chiediamo troppi, ancora? Si aprirà qua?
Dove sei? Proprio questa lampadina è esplosa in testa a noi. No, ma sai cosa? Io ho premuto per accendere quando tu hai detto dacci un segno. Non vorrei che sia proprio una lampadina scherzona. Una coincidenza incredibile. Sì. Ok, allora io accendo. Aspetta ad entrare così intanto. Ah! Buttare anche questo. Sì, vabbè, tutto. Allora, cambiate questo impianto elettrico. Sì, oppure sono le lampadine che sono un po' vecchiotte, ecco. Vediamo di qua. Diciamo la signora, torniamo. Signora, a casa sua ha un problema di impianto elettrico. Non era un fantasma. Will dash. È aperto qualcosa o chiuso? Sento sussurrare. No. Signora, lei cambierebbe due fustini del suo detersivo preferito in cambio di questo? La Madonna, ma che fisica! Abbiamo un po' di coraggio. Sono stato io. Sì, sì, sì. Dobbiamo avere un po' di coraggio e andare lì a fare la foto. Vai, ci sono. Cos'hai in mano? Il telecamerone? Tu? La fotocamera, no, per fare la fotocamera. Però secondo me è di sopra, perché adesso non è comparso. Ok. Spirito, sei qui? Spirito, mi senti? Lo sento che mi alita. Spirito, dacci un segno. Sarà qua, guarda, è qua dentro. No. Non ce lo dà, niente. No. Però l'ho sentito alitare, l'ho sentito. Sarà sopra. Vorrei sapere poi come funzionano queste luci che non fanno assolutamente luce. Cioè no, il problema è l'FOV, che è veramente piccolo. Sì, ma sopra capito, è tutto acceso. Ah, bene. Quindi è probabile che sia qui, sì. Scusa, sono scappussato. Cioè? Sono inciampato per le scale, senti questi rumori. Accendo la luce. Ah no, era già accesa. Spirito, mi senti? Ma non mi ricordo le frasi, dopo rileggiamole, non me le ricordo più. Dobbiamo segnarcele. Spirito, dacci... Ma qui, scusami, cos'era? Un orfanotrofio qua? Effettivamente. Un fantasma sta sollevando... Ah no. Ma che un fantasma? Sono io! Da 100 metri le stai sollevando. Ho capito, ma sono telepate, lo sai, no? Che non è telepate, com'è che si chiama l'altro? L'ho accesa la luce non per colpa mia. L'ho accesa io. Devi dire. Eccolo qua, quella è una bambina! Esorcizzala! La Madonna! Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore, io ti comando di tornare... Dov'è? Per le scale che scappussa! Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore, io ti comando di tornare da dove sei venuto, che la tua anima torni alla terra, che il tuo corpo torni alla polvere, così sia la tua volontà! Ma ce l'hai fatta grandissimo! L'ho fatta? Secondo me perché l'ho pushata con la Madonna. L'hai spaccata. Invece è ancora lì, ciao gatto. Dov'è? È dentro di te. In questo momento. Sì, come? Sì, sì. Assolutamente corro via. Va bene, una cazzata. Il piano! Il piano del pianista! Karim? Arrivo. Stavo veramente scappando via. L'ho vista arrivare la bimba. Dove sei? Ma stai facendo le scale? Sì. Si sente, cazzo. Che allora, questa stanza è illuminata strano. Ecco la bambina! Io che ti esercizio con la mano! Nel nome del Signore, io ti comando di tornare da dove sei venuto, che la tua anima sia... torni alla terra, che il tuo... Sto scappando, mi batte il cuore. Male. Sì. Saluta gatto, grazie. No, ce la faccio! Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore, io ti comando di tornare da dove sei venuto, che la tua anima torni alla terra, che il tuo corpo torni... Ok. Grande Madonnina. Okay. Ho droppato la Madonnina e non lo so se è stata. Forse l'hai spaccata in testa, dici? Però si è bloccata sulle scale. Non so se era per la tua lettura della Bibbia. Non lo so. Eccola lì di nuovo. Dov'è? Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore, ti comando di tornare da dove sei venuto. Che la tua anima torni alla terra, che il tuo corpo torni alla polvere. Che io ti comando come. Non leggo più niente. Come Cristo nostro Signore. E niente, sono morto. Come sei morto? Dove sei? Ma io ho piazzato la Madonna. Ho provato. Sono morto comunque. Forse così veloce non la conta. Sono così veloce. Ma sei sicuro che funziona? No, magari con lei non funziona. Non lo so. È stata fortuna, magari. È probabile. Ma lei ha fatto una foto? No, avevo la Bibbia. Ah. Però una foto è stata usata. Dalle scale sta scendendo. L'ho vista, non vedo più. È stronza, dove è andata adesso? Eccola! Sì, ma è impossibile fare una foto. Compare, scompare. Spirito, dacci un segno. Sei stato tu, stronzo, lo so, che sei stato tutto visto. Era proprio una cazzata quella. Spirito? Sono venuto ad esorcizzarti. E mosso cazzi tuoi. Mi batte il cuore fortissimo. E fortissimo. La tua destra. Eccola! Non sono riuscito a fotografarla, però. Ho visto. Ma compare veramente un istante. Come si fa?
Non è che nel frigo come Indiana Jones, aspetta. Cos'è sei stato suono? Tu? No, no, io non posso fare suoni. No, si è aperta una porta vecchia di... l'ho fotografata, credo, ciao! Credo, mi pare di sì. Mi ansima. Ma poi perché, scusami, nel 2021 uno va a fare la foto con la reflex della Madonna e ha tre foto? E non ha il flash, tra l'altro, la foto. Aspetta, vediamo se posso... Dice, controllate il libro per capire che entità è. Ghostpedia. Ghostpedia. Guarda, Rilevo Fantasma con l'MF me l'ha dato buono. Ok, arrivo. Apri Ghostpedia tu intanto. Io non posso... Con Esker, non puoi? Ah, sì, posso, però è tutto in bianco e nero, tutto saturato. Allora, che cosa faccio? Non lo so. Perché ci ha tolto un obiettivo, ma... È che mi manca la trappola, è quella la fregatura. Non incrocerò i flussi. Ah, vuoi provare col razzo? Sì. Ok. Piripiri, piri. Piripiri, piri. Spirito, dacci un segno. Non me lo dà. Ma perché quando deve fare le scale deve farle pestando fortissimi piedi? Lo sento anch'io. Da casa tua proprio, senti il mio computer. Spirito? Ah, che bel mappamondo. La sento. Sento che mi batte il cuore, ma... Spirito? Dacci un segno. Dai, spirito, dacci un segno. Sono venuto a esorcizzarti. Piccola stronza. Ha aperto la porta. No, sono io che la sto aprendo, ma non ci riesco. Sento... Sento... Le scale! Le scale! Beh, è scoppiata. Sì, ho vinto. È scoppiata malissimo. E dietro di te! Dietro di te! Stai attento, eh. Eccola davanti! Ma compare in un istante. No, è davanti a te, gatto. La vedo, ferma mica, su, dietro di te. Sarà buggata, sì? Qui? La stai illuminando, sì. No, no. Eh sì, è lì ferma, ha un po' la vedi perché siete fantasmi, bagata, si sì, vede, sì. Siete parenti. Ma io... È stato veramente terribile questo. È stato questo suono. Questo è stato proprio un suono per la cattiveria. Che fischio. Ma poi il pianista dov'è? Però qua c'è il pianoforte giga. Cazzo, che sia questo il pianoforte. Sicuro è questo. È anche questo il pianoforte. Bene. Non sono stato io. Non sono stato. Sono dietro di te io. Mamma mia, che paura. Te, la sedia. La metto un po' più in là la sedia, guarda, così non la facciamo salire dalle scale. Che devo far? Suonare gli spartiti? Dimmene una di Battisti. Non è questione di cellule. Ma come lo stai tenendo il gol? Leggi Ghostpedia, altrimenti non puoi vincere. Ma ci sono dei tralicci qui. È una cazzo, una categoria qualunque. Poltergeist, che ne so. E noi non sappiamo niente. L'abbiamo... Scansiona. È una bimba. Uno L. Dov'è bimba? Che si apre. Poi là, così sti suoni incredibili. Ci sono degli scarponcini. Sta facendo le scale, li sento. Sono pronto, eccola, eccola. Che stronzetta. Piri piri piri. Ok. Venimmo, vedemmo e alla fine l'inculammo. Eccola, arriva dietro di te. Qua? Ma io la vedo. Ma io no. È sparita, ok. Ma non è che semplicemente il pianista era qua e poi dopo tutto quello che viene dopo. Ma quanti piani ci sono in questa casa? È il terzo. Ma io vedo la bambina... Forte! Io vedo la bambina camminare sui muri. Ma cammina proprio. Vabbè, fantasma potrà farlo, immagino. Io vedo questo coso qua che è terribile, questo oggetto maledetto. Perché l'ho raccolto? Perché sono stupido. Raccolgo io, faccio io. Bravo. Ma hai messo tu la sedia qui? Eh sì, te l'ho detto, l'ho bloccata ma non ha funzionato. Chi è? È dietro di te sempre. Appare dietro di te e poi sparisce. Sento scoppiare! Ho finito il raggio! Ho finito il raggio! Cappa, cazzo. Cappa. Piri, piri. Ok, posto. Tiè, c'ho la croce. L'ho vista camminare sul soffitto, che figata. Hai visto, sì.
Samara dei miei coglioni! Die! Gesù! La croce è ucciso! Mortissimo sul cancello, tutto rotto. Non trovavo il buco. Dobbiamo ancora capire come capire chi è, visto che la vediamo subito. E non facciamo in tempo neanche a mettere a capire se c'è la temperatura. Andiamo a vedere le frasi un attimo, qua che magari ci tornano utili. Allora, libro della scrittura automatico. Ah, anche questo dovremmo toccare, eh? È fortemente raccomandato di chiedere a voce di usarlo. Ok. Acqua spirito, santa. Accendi la luce. Ma cazzo, c'è l'acqua santa, c'è. Ma così... Ma cosa hai fatto? Cosa hai fatto? No, guarda, te lo voglio far provare. Tieni, prendi, raccoglila. Tasto destro. Minchia. Splatoon. Ma è il coso, non è... Vabbè. Aspetta, la Madonna cos'è che fa? Che l'ho usata? Bella, scintillante, intrisa di potere mistico. Bella, scintillante. Okay. Sfuggirà alcuni tipi di entità, come fantasmi, bambole... O bambini, ah, vedi? Ecco, quando l'ho spariva. Droppata, esatto, quando l'ho droppata. Cosa faccio? Con la così. Tuttavia, la potenza di questa pesante statuetta gira solo se poggiata a terra. Ah, quindi non ha senso portarsi dietro la Madonna. Ho la febbre, la posso entrare? C'ho il Green Pass. 16. Beh, allora, vuoi aprire una porta? Spirito, accendi la luce. Spirito, accendi la luce. Dogra, non voglio l'incenso. Non voglio dell'incenso. È tutto nero, vedo. Che ne so, è l'incenso. Ok, adesso no. Cazzo, mi hai fatto? Scusami. È puoi scrivere sul libro? Effetto? Ma io si parla ancora? Prova, sì. Puoi aprire una porta? Sì, che poi ribadisco, queste sono frasi per evocare lo spirito, ma non serve, perché la prima cosa che fai è proprio venirci a rompere il cazzo. Ma quella è la casa piccola, secondo me, è per quello che la vediamo subito. Piccola? Puoi spostare un oggetto, ma non si illuminano più, gatto. Spirito, mostrati. Puoi aprire una porta? Hai ragione. Non si illuminano più. Spirito, dacci un segno. Vengo a esorcizzarti. Non si illumina più niente. Però nemmeno funziona? Cazzi. Grazie Mario per i 14 cazzi. A me non ferma nessuno, continuo a rinnovare. Grazie, cazzi. No, work solo only è nel senso che io vedo illuminare le cose e gatto sì, no. Esatto, semplicemente quello, l'abbiamo fatto vedere prima. Aspetta che ci dice, se guardi Ghostpedia ci sono dei valori da compilare per identificare lo spirito. Eh sì, come fa Smofobia? Però non sappiamo niente perché appare subito. Cioè, sì. A che serve saperlo se poi appare subito? Scusami. Che poi sono tutte frasi. Puoi scriverci sul libro. Ah no, puoi scrivere sul libro. Ma sono tutte frasi inutili perché servono a farlo arrivare. Ma lo sappiamo già, insomma, che c'è. Ah, ma Karim, c'è l'analizzatore di entità. Eccolo qua, vedi? Come? Vedi? Cioè, questo qui si chiama proprio analizzatore entità. Analizza l'entità da vicino. Ok. E questo è un rilevatore di pericolo. No, è una lampada dell'IKEA quello. Assolutamente una lampada dell'IKEA. Su un treppiede da fotocamera. Madonna. Vabbè. E che fa la rilevatore? Analizza le energie per rivelare gli attacchi. Ma ci attacca in faccia subito. Esplode tutte le lampadine. Vediamo se l'oggetto maledetto viene rilevato dal pericolo. Mi hai quasi spaccato tutto. Non lo rilevi sto pericolo, eh? Aspetta, proviamo un'altra casa. Perché la casa abbandonata. Vai. In America. Vai. Una singola entità da esorcizzare con 2-3 indizi al massimo. Ok, lo dice proprio al massimo, sono 2-3 indizi, no, nulla di serio. Questa vecchia e sperduta casa nel mezzo del deserto degli Stati Uniti è il luogo di molte apparizioni segnalate da diversi proprietari, alcuni dei quali sarebbero scomparsi in circostanze misteriose. Siamo stati incaricati di esorcizzare il luogo per evitare che il prossimo proprietario subisca la medesima fine. Scusa, mi sono fantasmato. Vai. Quello da solo il codice per capire insieme all'altro. Ma adesso cerchiamo di capire. Ma già il codice è qualcosa, niente. No? Capito? Ma perché i fantasmi hanno il codice a barre, tu li sì, li scrivi in testa. Master Mill, siamo a 10, tante care cose. Anche a lei, grazie. Allora, torcia subito. Vado che scattoni. Prendo questa. Prendo la fotocamera. Che scatto. E non riesco a girare la telecamera. Prendo la Madonna. Boh.
Ok. Ah, aspetta, com'è che si faceva? Con la mossa? Ok. No, con il click del mouse. Per cambiare la torcia nell'altra mano. R. Ma che R? Guarda. No, io non lo faccio con R, io lo faccio col mouse centrale. Io con R non lo faccio. Ah, perché con R mi attiva la modalità visione notturna della fotocamera. Che storia! Ah, ok. Vedi, vedi. Allora io prendo l'analizzatore, così vediamo che cos'è se quando ci attacca in faccia. Ma le Devocel sono le cose, quelle quadrate della Duracell. Sì, sì. Da 9 volt. Te l'ho detto. Prendo il libro. Prendo il libro, dai. Capito, ma la casa è sbilenca. Io non so se ci vuole entrare. Ma guarda, perché qua è un film espressionista tedesco, ma questo gioco. Più che altro, in mezzo al cazzo di niente è questa casa. Oh mamma, che scatto che mi ha tirato. Ho girato la telecamera all'ingiù. Però hanno un lampione. Sì, inclinato no. Perché ci parcheggiano sempre come mammo personale. Allora. Madonna, spirito, dacci un segno. Vabbè, subito. Vabbè, ho capito, questo siamo venuti a fare. Guarda, c'è il triciclo, quello di Shinings. No, sì, anche di Soul. Anche di Soul. Ma che cazzo tocchi? Che cazzo tocchi? Tu vai, sei tu, un coglione. Vai tu, io che ho toccato. Che cazzo tocchi? Non lo so. Non lo so. Ho urlato, allora, perché non mi sono reso conto. Ho alzato la voce. Abbastanza. Ho alzato la voce subito. Spirito, scrivi sul libro. Ma che scrivi sul libro? C'ho il poltergeist nella fotocamera, tutto spiccato. Non so cosa dici. Dici bene, dici. Allora, hai presente Poltergeist, il film, che è la TV spixella? Sì. Ecco, uguale, ma nella mia fotocamera. Capisci che tu al volo un attimino, no? Sì, ho capito un cazzo. Hai detto due parole a caso, hai detto. Allora, fammi. Era tutto chiaro, era. Scrivi sul libro, spirito. Guarda qua. Tu riesci a vedere che mi spixella? Vuol dire che si ti spixella? La fotocamera. Spegni quella roba, spegni. Calmo. C'ho i glitch, sì. Spixella. I glitch, già. Cioè. Parla glitch. Come ci devo. Ma chi lo dice c'hai i glitch? Perché sono glitch, si chiama così, mica me li sono inventati io. C'hai glitch. I glitch. Sei tu che hai corso una mar... È tuo questo? No, che non è mio. Tua mamma. Lo rimetto giù. Questo qui, tra l'altro, ho preso non paro devi paro toccare, che da House che Flipper. Sì. Mi dai una mano a sistemare il forno? Spirito, dacci un segno. Spirito, accendi una luce. Apri la porta. Spirito, apri una porta. Ma anche spirito bisogna dire per aprire non una porta. Non mi ricordo, perché alcune dici spirito, altre no, e mi dà fastidio questa cosa. L'ho chiusa, avevi sentito il suono, era quello. Perfetto. L'ho aperta. Dacci un segno. Sono venuto ad esorcizzarti. Ma vaffanculo. C'è un Atari qui. Non devi toccare niente. Tu sei una testa di cazzo. Non devi toccare le cose dello spirito. Non devi toccargliele l'Atari, le cose. Non devi. Ho capito, volevo giocare, volevo. Mi è partito via, dove è finito? Dov'è l'Atari? Che cazzo l'hai lanciato? Scappato dalle di merda. Dove cazzo l'hai... Sì, che cancello. Tu sei un coglione. Ma è scappato, non c'aveva neanche i controller nei cavi, dai. Controller, tra l'altro, che... Dove è finito l'Atari, maledetto? Ma dove cazzo l'hai tirato? Allora, era qua. L'ho preso e ho fatto... Oh! Stava finito dietro la porta. No. Perché secondo me un oggetto maledetto ci serve, l'Atari. E che ne so? E come si analizza un oggetto maledetto? Adesso mi chiedi troppo. Eccolo là, eccolo qua l'Atari. E non riesco a prendere... Ha fatto delle scale. Oh no! Qui! Scappa fuori! Come sei preso? In nome di Dio, sì, mi dove prende. Sei? Dove sei? Sono dentro, sto per morire, ragazzo, ciao. Rifaccio la foto! L'ho fotografato! Fuori! Che grazie, vieni via! Corri via! Gatto, muoio! Lo fotografo ancora, ricerca segnale, ricerca segnale, non ricerca il segnale. Le ho fatto le foto, basta. Entra dentro. E io entro dentro, ma muoio dentro. Ma ragazzo, ci segui? No, a posto. Che cazzo? È risolta, gli ho fatto le foto. Ma... Scusami? Ma quanto era pesante quella fotocamera? Ah no, è lui! È lui ci sta attaccando! Chiudo la porta.
Ma ci attacca! Ma che cazzo, come Bigfoot? Aspetta che metto la Madonna. Tieni. Metto la telecamera. Hai messo? Aspetta. Okay, hai puoi spegnere quell'affare che fa beep, che lo odio? Eh sì, aspetta un attimo. Ecco. Ah. Volevo mettere la GoPro, è caduto tutto. Tu che infesti questo luogo, nel nome del Signore io ti comando di tornare da dove sei venuto. Ecco qua, ho messo la telecamera. Che la tua anima torni alla terra, che il tuo corpo torni... Non leggo. Alla polvere, così sia la volontà di Dio. Come cammini? Che? Come cammini? Prendo la radio per comunicare con il Signore. No, con Dio. Aspetta, ok. Senti questo rumore di poltergeist? È qui alla tua radio. Nella radio, sì. Quindi aspetta, possiamo metterlo nella Wikipedia? Che abbiamo la radio? Sì, che abbiamo sentito nella Spirit Box. Okay. Ma non è la Spirit Box. Adesso indizio audio. Box, sì. Indizio audio. Ah, Spirit Box Radio. O EVP. Oddio, non lo so. Voce in casa? Beh, abbiamo sentito la radio. Sembra una radio. Ma io non sento rumore, Cioè, io sento un rumore bianco. Tu hai sentito voce? No, io sento... Ah, no, ho sentito, hai ragione. Sì, 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 così. va bene. Ok, la spengo. Scansione l'entità. L'hai scansionato? Non faceva niente. Cioè, okay. Era 0%, rimaneva. Temperatura, non, so. Non c'è... Io uso l'acqua... scritto... Mi porto un'acqua santiera, così... Però, gli ho fatto la foto, ma non serve fargli la foto? Qua, gatto è da me! Dov'è? Sì, è qui! Dove sei tu? È nel camper. Ma come nel camper? Sì! Ah... Ma è dentro? No, era vicino alla scaletta. C'è la Madonna però, dai, per fortuna. E qui, allora, qui, sta arrivando. Cos'è questo? Ho un MEL 870G. Livello 4 di cosi. Cos'è questo? Ah, la temperatura, no? Il termometro era l'altro, ce l'hai tu. Livello 4 di quello? Livello 4 però, non 5. Lo lascio per terra che magari fa piripi. Però è troppo incasinato. Cioè, fammi fare un po' più semplice all'inizio. Non capisco niente. Non posso usare tutte le tecniche che ho per capire cosa sia. E per fortuna che non ci dobbiamo comprare le cose come fa Smallfoot. Infatti. Allora, la temperatura bisogna rilevare. E la temperatura R. Io credo di avere la temperatura R. Io gli tiro un'acqua santiera in testa. Ha spento una luce. Ha spento la luce al secondo piano. Aspetta che arrivo. Cosa porto via? Prendo l'acqua santa anch'io. Non posso. Perché? Ah, perché ho già tre oggetti. Allora, lascio giù la Bibbia che era inefficace. L'hai presa anche tu l'acqua santa? Sì. Bravo, andiamo. Who you gonna call? Cos'è questo coso qua che io non sto capendo? L'oggetto che c'ho in mano? Perché c'è temp? Ma dici che è proprio temperatura? La temperatura? Credo di sì. Non c'è un altro coso per la temperatura. Proviamo ad andare su. Ah, giusto che c'è un su. Sì. C'è anche un'uscita sul retro, tra l'altro. Sì, perché mi ha confuso prima perché sembra lo stesso identico posto di davanti, però vai. Senza il camper. Oh, mamma mia. Facciamo un casino quando saliamo. Ho sentito un rutto, è possibile? No. Ah. Ci sono degli scacchi. Tutti e due interi, incollati i pezzi. Come incollati? Sì, assolutamente incollati. Di qua invece c'è una stanza con un'altra stanza. Ci sarà il bagno. Il bagno, sì. C'è una vecchia re... Sono abbastanza sicuro di aver sentito dei rumori strani. Senti? No. Sarà il vento. Ma che cazzo? C'è un altro bagno. O no? Questo qui no, è dal corridoio. Un violino ho trovato. Io la vasca. Spirito, dacci un segno. Il water, non hanno il bidet, sti schifosi. Io c'ho 4 e 8 cc. Sta cambiando? 16 temp. Sì, va su e giù. Ma non... che trombone. Ok. Di qua c'è una chitarra. Allora! Non posso toccare niente. Non posso toccare. Mi sono rotto i coglioni. Ogni volta. Che paura santissima. Ma che cazzo. Ah, sono voci in casa. Sono voci in casa? Non era la Spirit Box. Io sentivo dalla Spirit Box. Ah, dice che mi ammazza. Mi diceva. Aspetta, che c'ho l'acqua santa.
Niente! Ma no, l'abbiamo scoppiato! Mamma mia, distrutto, bitch! Però sento ancora il cuore, quindi vado. Vai, vai. Oh, anch'io! Aspetta. Quella che dicevi sta arrivando. Il suono che sentivi dalla spirit box era di quando non funzionava bene, dicevano. Vabbè, che ne so. Allora, Ghostpedia. Quindi voce in casa abbiamo sentito. Metti voce in casa. Mettiamo voce in casa. Forte che sta ma molto giocare e maneggiare molti oggetti. Non mi sembra il caso. L'ombra mia. Non ha molta paura della luce, ma cercherà di spegnere le luci circostanti. Non mi pare abbia fatto l'OCC neanche questo. L'OCC era a 20, hanno detto. E dov'è l'OCC? E non c'è. Scansione entità? No. Temperatura? Era scritto tipo campo elettromagnetico. Ah no, 3 di 4 era l'EMF. L'EMF era 3 di 4? 3 di 4, okay. Sì, 3 4. Sherva, c'è Caco? No, no, sono tranquillo. Grazie anche a Dark Santo per i 4 mesi e Dano per i 9. Ok, la temperatura hai per caso visto? E non ho capito perché io c'ho questa cosa qui che dice temp, però non credo sia il termometro. Cioè, prova a darci un occhio anche tu, che non sto capendo che cazzo è quella roba là. Perché il termometro in teoria è quella pistola che mi hai puntato prima. Sta tornando. Oddio, forse sai che non è 3-4 ma è 5? Perché adesso ha vibrato tantissimo. Ah, il piripipi di prima. È perché io l'ho lasciato qua, ha fatto prii così e non so se era 4-5. Era sui 14 gradi temp. Ah, è un termometro, ok. Allora, mettiamo. Quindi è un termometro. Temperatura... E o è cosa zero, metto? E no, o zero negativa. O negativa? Nessuna delle due, allora ti direi. No. E non l'hai scansionata, vero? Non ha funzionato? No, diceva 0%. Ci riprovo. Vieni. Aspetta, fammi prendere qualcosa a me, tipo, non so. È il termometro, ok, grazie. Quindi temp è il termometro? Potrebbe essere un poltergeist se si arrabbia quando gli toccate gli oggetti. Ma cosa prendo io? Ah, prendo questo, va. Quindi quello che... OCC è arrivato a 9 durante l'attacco. Ma aspetta, dov'era l'opzione dell'OCC? C'era l'OCC? No, dice scansione entità, temperatura, indizio scritto. Non ha scritto nel libro comunque. Non c'è OCC 9, cioè non saprei dove metterlo l'OCC 9. E infatti non è un'opzione. Sei tu che fai questo biribippi? No, cioè sono... Cioè io faccio biu biu ma... Ecco, vedi. È questo qua, questo è il tuo, sì. È anche un po' turuturututu. Mica ricerca segnale 0%, ma qui non prende niente, eh. Ah no, questo è l'uscita. Ma c'hanno anche il parco giochi qui. Che storia. Ah, è una missione della lavagna, è ok. Scrivi sul libro. Per favore. Spirito, scrivi nel libro. Mi segna 4. Oddio mio santo. Che cazzo di paura. Era testa in giù dal Però era 4 comunque. Come la bambina di prima. Anche la bambina mi ha fatto quello MF scherzone. 3-4. Ok, come l'avevamo già segnato. Sono scritte nei muri. Non abbiamo controllato. Vuoi la Tari? Eccolo no, qua. Per l'amor di Dio. Non mi far toccare niente. Che poi dove ci gioca? Non c'è la TV. Ah no, la TV di là. Come si ruota? Non mi... Con la R. Mi sembra ci siano scritti... Sì. Ok, tengo premuto. Guarda che bello. Sembra che... insomma, mantenuto bene. È un po' sporco, ma... Che dici? Ce li facciamo 200 euro su eBay, Gabriel? Vabbè. Ma più o meno sì, sai? Il prezzo vuoi? È quello. Però non ha cavi, non ha niente. Non ha cavi, non ha niente. Molto meno. Non ha una scatola, un centello. Allora, la scritta niente. Uno spirito collezionista. Ci servirebbe almeno un altro. Ah, osserva il comportamento per identificarne la categoria. Aspetta. Ho una clessidra magica. Aspetta, vediamo il comportamento. La clessidra magica. Stai facendo le scale? No, sono andato via. E allora. Sei morto. No, ti stai seguendo, perfetto. Sei dentro, per l'amor di Dio. Mai urlato così in fasmofobia comunque. No, posso mai, dire mai. Che mi sto cagando molto di più su questo. Grazie Ali per i 13 mesi. Cioè, ci si caga molto di più rispetto a fasmofobia. Porca troia. Perché i suoni sono maledetti.
Mi sono cagato di più in Phasmo, dite? No, così tante volte. Cioè, in Phasmo dopo un po' uno si abitua. Qua... Scusatemi, non... Ma non c'è la categoria che si incazza quando gli tocchi gli oggetti, comunque? L'hanno detto in chat. Sto guardando il tuo piedino. Ah, ecco, no. Non gradisce la presenza delle altre persone, soprattutto se manipolano oggetti. Quindi forse abbiamo potrebbe essere Poltergeist. Sì, allora Poltergeist, livello MF 3-4 e voce in casa, no? Sì, va bene. E vai. Quindi stampiamo? Stampa? Come sì. Stampa? Vai. Usa un cristallo di sale con il fucile a pompa o lanciandolo direttamente. Puoi lanciare il cristallo direttamente all'entità o metterlo a terra in modo che possa camminarci sopra. Esorcismo in un'azione. Recita più forte l'esorcismo del libro degli esorcismi senza interruzioni e spara all'entità con il fucile a neutrini. Quindi tu prendi il sale, io prendo il fucile a neutrini. Ma il fucile a neutrini, il coso del... Vabbè. Hai chiuso tu la porta? Sì, sì, sì. E finalmente hanno capito come si suicida. Ragazzi, è veramente poco intuitivo, cioè, è peggio di Phasmophobia perché c'ha 5.000 oggetti. E comunque non è così facile. È la nostra prima partita, abbiamo fatto tutto in live così senza... Anche meno, anche meno. Per me è andata anche benissimo. Abbiamo spaccato la testa. Sei tu che sali le scale? Sì, 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 sì. Allora dillo. Scusami, sto salendo le scale. Scusami. Sto salendo le scale. È pieno di oggetti qua. Ah, è rimasta l'acqua santa doppia di prima, tra l'altro. Sento il battito del culo? No, ok. È tornato di nuovo questo fantasma terribile. E qui c'è un dildo a reazione. Un dildo a ruote, vedi? Stai facendo le scale? No, sono passato vicino alle Eccolo! Scale. E da te? Mi pare che sia andato sulle scale. Dietro di te, dietro di te! Tiè! Ma non è servito un cazzo quello, scusami! Ma come funziona il sale? Gliel'ho lanciato, ma non... E qui per terra... vabbè, ma il mio sale a cosa serve? Dov'è? Dov'è? È qui davanti! Sono morto. Ma il sale... No, come c'è scritto anche che non si deve mettere... No, sì, c'è scritto quello, ma c'è scritto anche che glielo puoi lanciare o mettere per terra, c'è scritto. Ma io il fucile non ce l'ho per caricare il sale. O posso metterlo dentro questo fucile? Il gatto è dall'altra parte delle scale. Ho capito, no, ma io... probabilmente si comprerà, gatto, il fucile. Dalla... Ah, dici? Sì. Ma se io adesso me ne vado... È qui! È in questa stanza. È qui fermo in piedi, gatto. Dov'è? Davanti al letto, proprio... è sparito, niente. No, perché se io scappo magari guadagniamo dei soldi. E non ne ho idea. Qua. E il sale non serve, il sale non serve! Scappa via. E bavanculo. Fortuna che la Madonna ci salva. Allora, scusami, rileggo. Cristallo... puoi lanciare il cristallo direttamente all'entità. L'ho fatto, non è servito a niente. Ho sparato col fucile a neutrini due volte ed è sparito due volte. Però forse c'era ancora un po' di funzioni, Però devi leggere senza interruzioni il libro. Allora. Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore, io ti comando di tornare da dove sei venuto. Che la tua anima torni alla terra, che il tuo corpo torni alla polvere, così sia la volontà di Dio. Ma non c'è più lui. Ho capito. Ma dici che proprio mi deve sentire? Credo di apparire proprio, forse, sai? Ho capito, ma che scomodità. Spirito, dacci un segno. Così magari si incazza. Sono venuto a esorcizzarti. Tra l'altro la scritta del libro è tipo un centimetro staccata dal libro. Volevo dirti questa cosa. Sì, ho visto, perché mi compenetra la mano sotto. Spirito, dacci un segno. Ciao, Brombe. Forse non è Poltergeist. Ma c'è scritto che si incazza quando gli tocchi gli oggetti. Più incazzato di così. Vabbè, io provo ad andarmene, tanto comunque sono le 10, magari intaschiamo dei soldi e scopriamo se possiamo quella fare cosa altro. Del comportamento io la odiavo in Phasmophobia, perché erano tutti uguali i fantasmi. Erano tutti uguali e ti diceva: se il fantasma si incazza, no, il fantasma è sempre incazzato. Sono tutti uguali. Vediamo cosa ci dice. Comunque qualcosa abbiamo fatto. Se sai non ha funzionato perché forse ma probabilmente non è giusto. Ma perché io devo stare dentro qua? Soldi guadagnati 0, però esperienza 12. Come? Sì. Come zero? Indizi trovati 1 di 3, qual era?
foto scattate uno. Sì, ma è impossibile fargli la foto, minchia, sì. Si accendeva e spegneva. Scusa, ma indizi trovati uno di tre, ma non ne segna neanche uno. Qual è l'indizio? Indizi trovati. Uno di tre. Più 5 meno 2. La temperatura? A me dice 0 tutto, più 0 più 0 più 0 più 0. No, a me dice più 5 meno 2, indizi trovati. Rileva una temperatura OCC superiore a 10, mi ha dato più 8. L'MF K2 più 8. A me dice tutto 0, 0 firma 0, 0, un fantasma 8. Categoria poltergeist 25. Era giusto, eh? Sì, ma io ho tutto zero, gatto. Tutto zero. Ah, perché sei morto, forse, sai? Ah, Dio. Perché a me di esperienza me ne ha data 50. Merda, soldi guadagnati 62. Io zero. Ah, perché sei morto. Ah, o forse perché sto ostando io, banalmente. No, sarò perché sono morto. Spero che non sia per quello. Quindi era un poltergeist, vedi? Era un poltergeist. Ma il sale non funzionava. Eccolo il fucile. E come si ricarica? Mio Dio. Dov'è che non lo vedo? E torna qui. Come cazzo lo tieni in mano? Tieni. Vatti a caricare il sale. È quello di Doom. Dov'è il sale? Qua. È qui. Ma perché lo tiene lì? Come lo carico? Ah, così. Aia. L'auto. Però si spara col destro. Due colpi. Eh sì, è una doppietta. Va bene. Ok, non male. Funziona sul manichino. Ah. Vabbè, e direi che per oggi abbiamo dato. Madonna mia. Anche tanto. È caduto. Però, tutto. Che è successo? Sono stato io. Però mi piace che in questo puoi toccare le cose anche da morto. È una meccanica. È carino, che, sì. Anche toccare le cose in generale. Va bene. Ragazzi, io vi ringrazio per questa ora assieme, ringrazio Karim che ci ha fatto compagnia. Che paura. È stato un super 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 piacere, grazie a tutti per sub e sub e tutto quanto. Ci vediamo domani mattina per l'ultima live prima di lunedì. Senti che storia. Che bella frase. Prima del weekend. Buonanotte, a domani. Ciao.